appeggiare. Sono due ragazzi di Deep Sound Record, che è l'etichetta mia. Mi sono messo la maglietta loro di Urban Thing, numeri Grande. uno. Spingono roba massiccia, roba che ci Allora, piace. quello che mi piacerebbe sapere, perché dopo qui si iniziano anche a collegare i miei allievi, ho saputo, o comunque gente che ho avvertito in giro, comunque che c'eri, ed erano... mi piacerebbe, tante volte si parla di rap italiano, ma non si parla di quel periodo, specialmente a me che sono arrivato, che andavo sempre al nord, andavo ogni tanto al sud. Come è stato vissuto? Mi piacerebbe saperlo da qualcuno che l'ha vissuto pienamente come te, nel senso da protagonista a quel Sì, periodo. capisco, capisco. Noi c'era in giro per Napoli, ti parlo inizio anni 90, Certo. sta roba dei graffiti che già veniva dagli anni 80, c'era gente come Shawan che era lì attivo, c'erano anche altri, tale Thor che non ho mai avuto il piacere di conoscere, che avevano iniziato a graffitare in giro. C'era una scena di break esagerata, ballavano tantissimo, tanti ballerini, però non si viveva l'hip hop che abbiamo vissuto noi, diciamo, negli anni 90. Era una cosa più di striscio e di riflesso Certo. di quello che accadeva poi a New York, accadeva in America. Diciamo che noi abbiamo incominciato a vivere la scena dal 91-92, vicino l'ambiente dello skateboard, sai, i primi vinili che giravano, i primi DJ che facevano scratch, turntablism. Io almeno personalmente mi sono avvicinato in quegli anni lì ed è stato Certo. quasi. C'eravamo lì una sera, c'era Polo che era alle prime tag anche lui, insomma, però lui già c'aveva, capito? Aveva taggato mezza Napoli. Polo, era solo lui. E io mi chiedevo, ma chi è stu Polo? A un certo punto ci siamo conosciuti. Quella sera lì, stesso quella sera lì, guarda, c'ho un reperto storico del mio book. Grande. Ti faccio vedere il primo graffito proprio in generale, te lo faccio vedere. Che ho fatto? Questo era l'Augusto Righi, entriamo di sera in questa scuola e graffitiamo, ed era circa il 92 più o meno. Questa era la... Saluti alla Bello. Dani. Ciao. Mattoncino, eh? Hai capito? Mattoncino, La le prime pizza. bombolette, i primi spray, le prime cose, e da lì poi ho incominciato tutto. Me la cosa più bella che poi è potuta accadere è stato che a un certo punto, in un'estate, dopo 2 anni di attività a pittà per Napoli, si vedeva che ogni tanto scendeva Cif, no? Sì, Cif di Cif e Soci. certo. Cominciavamo a pittare anche con lui un po'. Si organizza l'Indelebile 94, partiamo, e da lì è stato, secondo me, la storia proprio dell'hip hop italiano. È nata lì, e poi l'anno successivo al Juice, che è stata una delle manifestazioni veramente più belle che ho potuto vivere. Sì, C'era quella perché la... eravamo tutti, eravamo come l'Indelebile e il Juice, erano le manifestazioni dove eravamo veramente È da tutti. lì che siete diventati la città più pop d'Italia, dopo Infatti, Napoli. certo. È stato, vabbè, io me la sono vissuta proprio bene quel periodo. Mi ricordo che poi il Juice venne con Hobby molto bene, Ghiaccio. Sì, E, ok, lui è tutta la crew sua, me li portai in macchina in radio. C'ho ancora i freestyle di quando lavoravo in radio quel periodo. forte. E poi li rividi al Juice 97, mi pare lì all'Altro Mondo Studios, che cantarono proprio loro. Poi Lui... lo riviste adesso, qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, lì al coso al Giu no, al The Jam 2 per Crash Key da Roma. Infatti ci siamo visti, sei Ah, proprio rimpatriato. bello, sai, sono di quelle robe che tu, nella fase della tua crescita proprio personale, artistica e diciamo anche culturale nell'hip hop, ti rimane. Sono quelle amicizie che, sai, sono belli rivedersi pure dopo 20 anni, 10 anni. Capita nell'ambiente. Il fatto che comunque, vedi, questa è l'energia positiva che convoglia l'hip hop, no? Specie in questi periodi, vedi, che stiamo affrontando un po' bui, eccetera. Certo. Questa è una cosa che ti dà forza, è una cosa che ci ha dato forza in tanti anni. E ti dicevo, poi dal 94-95 poi abbiamo cominciato a organizzare pure noi le Gemme, no? Certo. Allora è cominciato un po' più il discorso del rap. Noi,
prettamente rap, proprio rap game, rap inteso come all'interno della cultura hip hop. Poi c'era certo. Anche il discorso delle posse, no? Che hanno monopolizzato, diciamo, un po' quello che era il mercato all'epoca. Cioè, certo. All'epoca uscirono fuori con un concetto di hip hop che era più vicino a noi, forse solo gli Articolo 31 dal sud, che andarono con la Crime Squad loro. Sì. Quindi produsse il primo disco lo produssero a Napoli. Tra l'altro, Francesco Diana, che la buon'anima, Rust in Peace. E quindi sull'onda di questo fatto qua noi abbiamo incominciato con rap underground, sai, poi centri sociali, giri col tour in tutta Italia e nacque un gruppo di noi che si allenava e si divertiva a fare il rap. Ogni tanto faccio così perché arrivano le notifiche, sì, telefono, lo so, anche a me. C'ho le finestre. Vabbè, che vabbè, ma tu sei abituato, tu ormai veramente sei maratoneta di internet in questa quarantena. Cioè, sì, sono il mentana di questo periodo, però almeno io mi tengo un po' occupato e cerco di occupare anche gli altri, che no, comincia a essere tanti. Io sono il 17° giorno, ho visto la Madonna, tipo. Comunque quel periodo sì, mi ricordo bene, io ho il disco degli MNK, che l'ho messo anche prima in diretta. Cavolo, DJ Lesto, sì, senti, DJ Lesto. Caro amico, dove Polo aveva fatto il pezzo della copertina, no? Infatti sì. Prima c'era anche Polo in diretta. E poi mi ricordo Possessione, però Possessione era un po' più... Come era Possessione? Io l'ho visto sempre un po' Possessione più... era rap, Possessione. Sì, tu considera che il produttore dei 13 Bastardi era l'MC dei Possessione. Tra l'altro, lui bravo a fare il rap, ma ancora più bravo a fare i beat. Una persona veramente... è stata sempre lì a trovare vinili, trovare campioni, ha fatto tutto l'excursus dall'MPC 50, 60 certo. Al 2000, insomma, ha fatto veramente allievo di Ice One, eh? Ah, ciao, se... addirittura. Allievo di Ice One. Sì. Bello. Quindi, guarda che c'ho qua, va. Ah, oh, cioè, di cosa stiamo a parlare? La cultura. Libri da tramandare ai figlioli. Allora, perché per esempio un gruppo come Possessione l'ho sentito poco, ho visto non ce l'ho il vinile, però sempre, il posto dove vivo con una grande fogna, esatto, potente, però potente. L'ho visto sempre poco, purtroppo non erano presenti anche sai quando poi quel periodo le trasmissioni televisive sì. Come Avanzi prendevano i capisaldi, quindi sì, girava più quei nomi. Io mi ricordo, sai, come anche all'epoca i Noi Brigati, i Santi in Paradiso. Anche all'epoca per uscire, capito? Loro erano comunque considerati l'underground dell'underground. Esatto. Sempre capito sto tipo di discorso qui. Quindi comunque poi hanno finito con i Possessione e lui si è dedicato totalmente alla storia nostra dei 13 Bastardi. Tu considera che io venivo da un gruppo rap che si chiamava Ritmo Urbano, R.U.P., ai periodi, diciamo, dell'indelebile del Juice, ci mettiamo insieme e cominciamo a fare dei rap. Dopodiché, questo grazie a Speaker Censo, tra l'altro, mi vedeva fare il rap da solo e abitavamo in quartieri diversi. Okay. Se tu c'è bisogno di fare rap, devi fare un gruppo, devi fare una cosa. E lui, capito, io rappavo con lui, ma una volta a settimana che scendevo giù per il centro, certo. Non è che amo tutti i giorni. E niente, mi presento a sto ragazzo che poi è Domasan, che diciamo è il Franco Battiato del gruppo, a parte che è di origine siciliana, poi c'ha proprio un modo di scrivere matematico, insomma. Maestro pure lui nel rap. Quindi ci mettiamo insieme, facciamo sto gruppo e incominciamo a girare, stesso con Vincenzo di Possessione che ci procurava le date, no? È stato sì. Un periodo molto bello, in quel periodo là giravamo con i Colle agli esordi, giravamo col Piotta. Già suonava come suona mo, cioè una carica esagerata. La Piotta è sempre stato sempre tramite. Comunque saluto, è entrato Drugo di Banana Split. Ciao Drugo. Grande Drugo. Stavo a parlare proprio 2 minuti fa del Juice, quindi eri già con noi. Sì, e quindi è interessante questa cosa qui. Quindi
praticamente i 13 bastardi nascono da te e quest'altro MC. No, praticamente poi i 13 bastardi sono nati successivamente, no? Noi eravamo già un po' d'anni che si metteva su pezzi rap, si andava in giro con DJ Draco, no? Quindi all'epoca suonavamo un po' come facevano tutti, prendevamo 45 giri, 33 con l'instrumental, doppia copia, il DJ mette, tu ci andavi su di rap, ma i beat non erano produzioni nostre. A un certo punto poi ci fu l'esigenza di fare proprio dei beat noi, certo. E quindi affiancarsi a un produttore. Il discorso 13 Bastardi nacque quando già, diciamo, il nostro gruppo era maturo. Noi prima facemmo Quinto Elemento, ci unimmo ai GPS, che era un altro gruppo rap di Napoli che faceva rap, era della zona di Soccavo, Via Pomeo. Noi eravamo fuori grotta con gli Aminei, quindi ci incontravamo in una casa, a casa di DJ Too Fast, e incominciavamo a fare rap. Ingrandimmo il gruppo. Giravamo con due DJ, quattro giradischi, e tra l'altro c'è su YouTube, hanno messo su un video di un live che ci sto io, che c'avevo un ciuffo che arrivava fino a qua. C'era Expo, ancora con tutti i capelli, Domasan, uguale a come è mo, tale e quale. E dopo, insomma, una sera decidemmo di... Cioè, incominciava poi a venire il periodo del bidone, no? Allora tutti sì. Si andava al centro, il rap ormai era un po', diciamo, avanzato su Napoli, e si incominciava a vedere più gente in giro che faceva il rap. La sera ci si incontrava a Piazza San Domenico Maggiore, che era, diciamo, il centro, e ci si metteva tutti vicino a questo bidone e si faceva il rap lì. Si faceva il rap, freestyle, la strofa, arrivava quello da Pomigliano, arrivava quello da Marano, da Fuorigrotta, insomma tutta Napoli si riuniva la sera lì, ma ti parlo fino alle 4 del mattino a fare rap. C'era passata mezza Italia, a un certo punto c'era gente da Bologna, gente da Bari, ci sono venuti tutti in quel periodo là a Napoli, e là incominciamo a delineare, diciamo, quelli che tra di noi facevano un rap che ci accomunava un po' di più. E così... Una sera, così per gioco, eravamo tutti, sai, a casa, quelle house party belli degli anni 90, dove c'era, certo, l'amico che metteva il disco, la ragazza che ballava, te che facevi lo schizzetto, che poi ti dovevi fare il flop quando te ne andavi dalla festa, che c'era il treno che passava a quell'ora là, allora tu dovevi entrare nella yard, insomma quelle serate belle che ci hanno fatto passare, diciamo, l'infanzia e l'adolescenza, allora. E tuttora ci fanno vivere, e... ci danno quella carica. E là nacquero 13 Bastardi. Giù di lì è quello che è stato, il primo disco, il primo EP, Quinto Elemento, insieme a Ordine del Pariamento, Callister, Mario e Gigi, Svez, poi si unì successivamente al secondo LP, e Francesco Paura. Okay. Poi dopo, diciamo, appena uscito il secondo LP, incominciò a fare la sua carriera da solista, si sa, adesso è diventato uno dei grandi del rap italiano, lo conosciamo tutti. E insomma, questo è giù di lì. E poi siamo arrivati a 10 anni che dovevamo fare sto disco, e a un certo punto c'avevo il rap pronto, c'avevo l'estro proprio, 2015 più o meno, Blackjack da Milano, da Torino, ci conosciamo, mi dà dei beat, facciamo stelle P, e incomincia tutta, diciamo, un'altra piega, il mio rap prende tutta un'altra piega, inizio a fare quello che mi è piaciuto. Poi sai, negli anni varie collaborazioni con tante altre persone, per esempio uno fondamentale per me è stato conoscere DJ Schizo a Milano quando salimmo, che stavamo facendo Orgasmi Meccanici, DJ Graf, che mo ci vuole, quando tu dici quelle cose belle, quando ti incontri dopo 10 anni con Ghiaccio che non vedevi, capito? E senti quell'energia forte. È stato i ragazzi di Deep Sound Record organizzarono Graff ultimamente, c'è stato un incontro, è stata una cosa emozionante, da vederci da 20 anni dopo e insomma incontrarci e sapere di volerci ancora bene. Questa è poi la forza che ha l'hip hop, no? Certo, no, è proprio il bello, è proprio questo che praticamente io ho conosciuto tanta gente in quegli anni lì, e ancora siamo amici, cioè l'hip hop proprio ha unito in questo modo, cioè proprio gli amici migliori ce l'ho, e tutti quelli di quel periodo lì, diciamo, quelli storici, perché comunque l'hip hop ti dà quell'essenza che se arriva bene, se arriva come deve arrivare, cioè è tutta la vita,
perché veramente ci ho sì, avuto. Sì, no, appunto, non c'è da star lì a neanche a. È una cosa che diciamo way of life proprio. Certo. 360 gradi. Allora, cioè, io credo di essere arrivato a un livello che anche come taglia legna, se tu guardi come taglio gli alberi in tree climbing, eccetera, tu capisci che io sento il rap. Cioè, che vengo da quella cultura lì. Il beat. Guardi come fa le pizze, che ne so, l'amico a Londra, certo. Lo sai che quello gli piace gli Airbnb. È una roba che ce l'hai dentro. Sì, no, quello è vero. Così. Allora, qua dicono, Simo convinci Tony a venire ad Ancona, quindi, ma io e Tony stiamo combinando delle cose, quindi arriverà. Bene, dai, bene. Arriverà sicuramente. Invece Shark MC, il nostro fratellino Shark MC, ci dice, com'è stato il periodo subito appena uscito Persi nella giungla? Ricordi qualche live in particolare? Beh, sì, se ricordo qualche live in particolare, perché fai fatica a ricordarli, cioè, era un periodo un pochettino, diciamo, in uno stato tutto nostro, cioè, vivevamo solo per fare il rap. Uno dei concerti più belli è stato in Pergola, a Milano. È stato un concerto di quelli lì proprio dove abbiamo dovuto dimostrare di essere arrivati a certi livelli di rap in Italia e siamo dovuti andare lì, in una scena che non era quella nostra, accompagnati da DJ Schizo, perché il nostro DJ successe, insomma, un picco qua, non ci capimmo con gli orari dei treni, sto qui non bene. E insomma, DJ Schizo ci portò tutti i beat, e lì fu uno dei concerti più belli che abbiamo fatto, ma sia come freestyle, perché poi noi, sai, il forte nostro era anche sul freestyle, era una cosa bella, no? A fine concerto, più di pezzi, ci stava quella mezz'ora di chi prova la strofa, chi c'ha quel fatto che vuole fare il rap, insomma era molto classic fine concerto rap, noi ci mettiamo sì, lì, sì. E quello è stato uno dei concerti più belli che abbiamo fatto lì in Pergola. La Pergola era un posto veramente positivo, tra l'altro uno degli impianti più seri dove è suonato, almeno all'epoca, poi non ci sono stati tanti altri posti, per esempio, però con i Bastardi quello è stato uno dei concerti più belli che abbiamo fatto. Poi ce n'è stato un altro che addirittura, se non ricordo male, organizzò verso Modena. Modena c'era un centro sociale lì, io poi c'ho due cose buone, Stritti, tu mi devi venire incontro. La memoria è un'altra che non mi ricordo mai che cos'è. E allora vienimi un po' incontro. A Modena adesso concerto tuo a Modena mi sfugge, però se quello che mi ricordo c'è. Poi arrivo sempre. Poi comunque, lo sai che sulle robe di memoria sono forte abbastanza. Infatti poi ci ho scritto proprio il libro sulle mie memorie, nel senso che ho lasciato tipo il testamento. Bello, ormai ho passato quello le regala a Natale ai figlioli. Che poi adesso Kento comunque ha fatto questo libro sull'hip hop praticamente per bambini, che credo che sia una cosa molto bella, adesso lo consiglio a tutti, fatto molto bene, perché Giovanna ha detto che mi ha fatto una bella recensione l'altra sera, ed è una no, c'è Drugo per far ridere, nei commenti e adesso mi sono stato fuori. Okay. Che sta un amico mio, Drugo. E praticamente questo sono contento che personaggi come me, come te o come tanti altri oggi un po' più grandi danno tanto spazio ai bambini, visto che quelli che qui oggi sono più ricettive e secondo me sono quelli più a rischio, visto la cultura, cioè la cultura tra virgolette, la controcultura che c'è, perché non è una cultura quella, sì, la controcultura che c'è, quindi andare a parà dove, perché ormai sui teenager è difficile, perché comunque ogni volta che l'affronti mi stai facendo un assist. La vedono proprio come una sfida, mentre i bambini ricevono di più. Invece, molte volte non è una sfida, è solo che gli vuoi dire, guarda, c'è sta cosa qui, però è l'età. Anche noi eravamo così, fondamentalmente. Noi eravamo però dei cavalli di battaglia. Io guardo la generazione, diciamo, di ragazzi che ce l'ho direttamente, ho due figlioli, certo, 12 e 14. C'è
si appassionano alle robe, però voglio dire, noi eravamo i protagonisti della nostra vita, certo. Capito? C'è molte persone che addirittura credono, no, che col tutorial, alcuni ragazzi, con un tutorial tu riesci a fare qualsiasi roba, non è certo. Questo, cioè una cosa è viverla, e questa è una cosa da insegnare nel mio piccolo, da padre, cerco di insegnare queste cose qui, con la scuola che mi ha fatto l'hip hop, la scuola che mi ha fatto la strada, cioè a essere tu il protagonista della tua vita. Certo. Questo poi tra l'altro è pure il motivo per cui io ho fatto un disco l'anno scorso, non so se l'hai ascoltato, penso sicuramente. Sì, sì. E gli anni fanno, dici sì, ma ce l'ha detto. Sì, l'ho sentito. Ti no, me l'hai mandato te, me l'hai mandato. Sì, l'ho sentito. detto sì. No, poi. Sì, molto bello. Insomma, questo pezzo si chiama E poi, no? E parla proprio di questa situazione qua, di questa generazione che sta, hai capito, in connessione. Quando la sconnetti, invece di accendere la vita, comunque ritorni sempre in quel discorso, che è quello che poi... cerco di dire in questo pezzo, che te lo faccio un bel remix. Sì, sì. E comunque Druco dice sta cosa la fa da un po' militantà per il rap per i bambini, e infatti fa più questo, che quelli delle nostre età che adesso potrebbero essere solo padre, tipo, cominciano a sentire un po', cioè, di responsabilità verso le nuove generazioni, che è giusto che sia così, perché poi lì ti rendi conto che devi lasciare comunque un qualcosa a qualcuno. E, però dai, qua c'è sto pezzo, perché l'istinto, cioè la cosa nostra è quella di farlo, diciamo, per lasciare qualcosa, hai capito? Esatto. Alle generazioni future. Invece, purtroppo, voglio dire, c'è un mercato che non la pensa, non la pensa come noi, quindi, ah, no. Capito? Cioè, levo un attimo, vedi qua, c'è un po' di vinili, me li sono portati da Napoli all'isola, eh? Ah, beh, buono. Qualcosina ce l'ho, ogni tanto, però c'è sempre il Canta Napoli che esce fuori, vedi? Vabbè, Canta Napoli. Classic mandolino, fammi vedere una cosa. Io poi mi ero preparato tutta una situazione di cosa. Quando vedi il vinile rosso, questo qua, preoccupati. Va bene, allora mi inizio a preoccupare. Ai, 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 ai. Insomma, questa è una produzione, tra l'altro, di DJ Too Fast. Non so se lo conosci. DJ Too Fast che mostra in Germania per Pina Edit, lui. Ah, ok. Adesso lavora, sì. Che è una bellissima etichetta, fanno tutta roba, come direbbero, dalle parti fregni. Allora, Tremiti, no, qui mi chiedono Stritti, devi venire. La mia non è una vita fantastica. Quando penso al rapper con la svastica, drogati che fanno ginnastica, fighe col culo di plastica, gente che mastica gomma elastica, il sesso virtuale senza rituale, la mia posizione attuale è drastica, ma resto nel gioco, facevo presto a scegliere una via di fuga monastica, sti cazzi, pazzi condannati ad una vita a pezzi, facendo finta di guidare macchine rotte su un carro attrezzi, appresso a lotte che non apprezzi, ho preso al chiodo gli screzzi e ora me ne fotte. Troppo cresciuto per le botte, cercami sul beat che batte più forte, fine esaurimento scorte, matematica fine battuta puntuale, io non tiro a sorte. E poi accendo la televisione, e poi spengo il mio neurone, e poi dico chi è questo coglione, e poi, 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 e cada voi. E qua è proprio sui bambini la seconda. Certo. Guardo bambini con i risvoltini, omini dentro calzini, teste con i confini a feste di contadini, il credo dei cretini cresciuti a bottini, fusi sui motorini in cerca di casini, puntati sui telefonini, piccoli come neutrini, all'ingrasso come suini, viziano come equini, canzoni che tu cestini, cazzoni chini pieni di sani principi, colpa dei fenotipi e dei diversi destini, figli di festini a base di antidepressivi, attivi e passivi, ringrazia che vivi tra i positivi, ti trovi ciò che coltivi, mini vidi vici tutti sportivi davanti alla TV, adesso che conta poco quello che scrivi, se il web va in fuoco, dispositivi disposti a tutto per sentirsi vivi, rivoluzionari senza salari sul living. E che se bello, stavo a sentire, no, no. Sarkis mi si dice che stile, ma giustamente la mano. Ragazzi, inviate cuori, fate vedere, spaccate lo schermo, un po' di props per Jos. Thank you.
Le trombe quelle belle, le trombe quelle che non passeranno mai di moda. Cioè, su Simon Harris le ritrovavi nell'88, le trovi anche oggi. Cioè, le trombe. Invece a livello di Ciao, ispirazione, vero. a livello di ispirazione, chi è che ascolti, cioè, che ascoltavi e anche ascolti adesso, tanto. Ma ascolto, io guarda, ascolto tanta roba nuova, ma pure tanta roba, ti devo dire la realtà dei fatti, pure tanta roba trap mi fanno sentire, non è che l'ascolto, diciamo, No, io. però c'ho i ragazzi che stanno in quell'età che a un certo punto ti fermano e ti fanno papà, ma tu li conosci gli NWA? Certo. No, mai Vuol sentito. dire che qualcosa gli arriva pure a loro, Sì, capisci? anche Ascolti. grazie ai film adesso che stanno facendo, un po' Netflix. Allora, guarda, ultimamente stavo ascoltando tantissimo Anderson .Paak, che mi piaceva assai, le Spacca. robe che ha fatto, ho sentito qualcosina underground ogni tanto, poi i nomi lo sai, non è che ci vada, però mi piace assai Run the Jewels è Ok. uno dei che mi piace assai, ma anche perché poi tra l'altro, mo ti dico un piccolo cameo, lo sai che noi abbiamo aperto i Company Flow, Augusto Dopo al Sole, ti parlo che era il 98. C'avevo il cartellone da qualche parte così. Quindi quel tipo di rap lì piace sempre tanto. Sono anche molto un classicone, nel senso che, per esempio, impazzisco per Black Moon, Vabbè. Smith, che sono nuovi classici proprio, no? Duck Down con Drugo ne abbiamo fatti rendere Sì, no, magnate. quella è proprio, diciamo, l'estrazione, quella bella del rap rilassato, molto tecnico. Guarda, Robe Rap, ti devo dire, in realtà ultimamente pure qualcosa in italiano ogni tanto mi ascolto, che prima facevo fatica, diciamo, per esempio, Mojovò, i Banana Spliff, cioè, potenti, che ne so, La Casa degli Specchi mi piace tanto, italiani, per me sono miti, quelli là proprio, One Love. Diciamo, americani, sì, qualcosa di nuovo, però non è che sto lì a, capito, ad aggiornarmi. Quando sento che c'è un sound che mi piace, che ne so, ci sono dei pezzi che, per dirti, a me pure Drake piace, cioè sono delle robe che ha fatto che voglio dire, che ne so, Cardi B per me, cioè, ha dato una svolta in epoca, ma no, non è un rap che ascolto io, per carità, Certo. sento roba più, mi piace l'underground, Sapocara Fa, cioè quella è No, anche a me. Io vario parecchio, nel senso. Freddy Gibbs, no? Mi piace Sì, assai. conosco bene. Sì, Freddie, per esempio, a me di la Duck Down, ho avuto sempre la fissa dei Helter Skelter. Vabbè, il primo dei Helter Skelter, quindi Sean Price, The Rock, cioè Rock. The Monster 10. Mi ricordo che poi c'era Drugo che piaceva Smith & Action Bronson, Wesson. Drugo, Action Bronson. You better Action slow Bronson. down, baby. Sì, Action Bronson. La potente. Sì. A me un sacco dei nuovi Joey Badass mi fa impazzire, per esempio. Sì, Lui. Joe Badass. Ma io pure Sì, Kendrick Lamar mi piace assai, sì, sì. cioè proprio secondo me Sì, avanti. veramente Sia pesi. come Certo, mo struttura. stanno a dei budget loro, cioè Kendrick ha dei budget, cioè, è una roba proprio diversa. Sì, vabbè. Ormai un viaggio suo, Sì, cioè c'è. lui è talmente particolare che non è nemmeno definibile, secondo me. È proprio una cosa sua. O ti piace o non ti piace. Sono quelle cose che è bianco e nere. Non ci può essere un grigio lì, secondo me. Senti, ma vogliamo parlare di uno dei dischi che mi è piaciuto di più ultimamente? Redman. Cioè, Redman. quello è un colpo sicuro, aiuto. Quello non sbaglia un colpo. A me quello, per esempio, quel tipo di rap là è. Damn! Lo so. Quello. Io ricordo Sì. la prima volta che vidi Redman a UMTV Rap, che è entrato, mi ricordo, siamo rimasti un po' tutti, che cazzo è questo? Ha sempre What spaccato, ha the sempre. album, il primo disco. Sì, Ah, no, no, quello. cazzo. Che What c'era the il album? disco dietro che correva dietro, perché lui andava da una parte all'altra dello studio. Cioè, lui sta. No, salutiamo K9 che è arrivato nella nostra fascia d'ascolto, Street, produttore di Foggia, veramente
number one, prodotto Pietro Mara, che sta sul disco video quello La Cotta e Mangiato che abbiamo cacciato ultimamente, okay, per farci compagnia durante questa quarantena. È lunga. Speriamo finisca presto, speriamo finisca veramente, veramente presto, perché è una roba che lo sai. Poi troppi LP scriviamo in casa. Troppi LP e poi bisogna pure sfamare i figlioli, diciamo. Senti un po', ti voglio far fare il meeting, dove sta? Ti faccio conoscere un amico che ti aveva detto che facciamo il meeting. Il meeting? Ah, eccolo. Cioè, se la sta prendendo proprio comoda, vedo. Non è morto, eh. Aspetta, eh. Non è morto. Vieni qui, ti voglio conoscere. Ecco. Non è morto. Ecco il mio Michael, invece, che stava lì a guardare. Bello. Saluta Drugo, che lui è in amante. Ecco. Ciao, saluto. Chi lo capirà, è stato tutta la notte in giro a cacciare, che cavolo. Salutiamo Silke Clear Department, Vinci, di Ancona. E quindi niente, per il futuro invece, perché c'è il futuro. Futuro, guarda, adesso vedi qua, a un certo punto ho rispolverato sti macchinari qua, no? Mi sono messo a fare dei rap nuovi, poi mi sono messo pure a fare delle robe con la chitarra, insomma. Ah già, poi mi dicevi oggi che in caso... Sto mettendo a fare, sì. Mi sto divertendo, cioè, sto passando il tempo, quando torno la sera che accendo il camino, questo è proprio il periodo ideale per mettersi, capito, mettersi a fare qualcosina, a scrivere più che altro. Poi mi hai mandato dei beat tu e mi hai fatto passare il tempo, lo sai, no? Lo so. Ne stanno arrivando altri. Sì. Ce n'ho uno, ho fatto uno assurdo, che poi ti farò sentire che ci sto lavorando sopra. Ho preso Bobby McFerrin e l'ho sconvolto. Quindi ci ho ricostruito sopra, poi ti farò sentire. Come si sente la chitarra? Si sente. Praticamente questo pezzo è una strofa di un pezzo che sto riadattando. Questa è una specie di out... dedicata a una delle persone che mi ha ispirato di più, diciamo, a livello musicale nella vita. Poi te ne accorgerai sul finale, se sei un fan accanito. Vai. 1, 2, 3, 4. Mi sono chiuso in una stanza, mi sono fuso a calcolare la distanza. Tra me la mamma che tengo in da panza e le tacche avanza e fa perdere il cazzo. Mi sono fatto condizionare da Grishman senza lo prua. Una cicatrice che almeno mi ricordo con me. Camo, sta là. Camo, non fa. A me non mi eccita, sappi che ho cocruno, rulore, lata e felicità. Giornata statica, una capa tagliata, una mano mozzata, sangue schizzata, carta ingartata, colonna sonora, un disco ingagliato, capa è morta, che fanno un lavoro, sporco, stannato, porto, porco una mecella, sputano in faccia, short, staccio, che è una cosa mentale, che non è cosa reale, mentre mi faccio un viaggio astrale, anzi, di sala, mi sono musicata nei Valenzi. No. La connessione, the connection is, proprio adesso, no, torna, come back, Jaws, oh, fa 73. Leggendo forse un po', faccio da me, imbriaco per non muovere. So che sbaglierò, ma se da guerra il resto non lo so. Vabbè, Pino Daniele, si starà ribaltando nella tomba per come suona la chitarra, ma sai, queste sono mani da boscaiolo, non sono mani da chitarrista. No, limite stavo. Riesco a fare uno stretch senza zappare. O comunque abbiamo... Però diciamo, ci passiamo il tempo, scritto. Abbiamo fa 73, da... Grandissimo Fabio! A Fabio! Grande Fabio! Abbraccio forte, veramente! Ci si vuole bene da parecchio, tra l'altro sull'ultimo disco mi sono permesso di fare Napoli parte 4, la base di Grandsta MSP, che è stato uno dei suoi soci per anni, loro erano i Papo Team. Tutto bene, Fa? Tutto bene, tutto bene.
la bellezza di ritrovarsi, dai, qui, così. Qua è veramente tipo un bar siamo. Infatti, guarda, guarda ti ripeto, le tue dirette sono, sono gradevoli, sono belle, ti fanno passare il tempo. Hai visto là? Sto un po' di Red Ronnie. Ti faccio vedere, va. Aia. Allora, Erbianco, vedo, Eric Lerakim. Rocky. Rocky. Sì. Io ce l'ho due o tre di versioni, una meglio dell'altra. Cioè, veramente, genio. Ah, perché mi fa sempre accusare, si sembra... Se perché ce li hai tutti? No, tutti no. Magari tutti, però ce n'ho parecchi. Vorrei però... che ne piglio uno e ce l'hai. Vedete, ne piglio uno a caso così. Cioè, vediamo, facciamo indovina se stretti ce l'hai. Aspetta, va. Vediamo. Allora, vediamo. Può essere po', no, po'. Che ce l'ho tutti. Ce l'hai questo? Aspetta, non lo vedo. Perché lo vedo al contrario. No, questo no. Food for four non ce l'ho. Vedi, pass the piece. No. Ma è impossibile questa roba. C'ho la doppia copia, te ne porto una. Bravo. Ma tanto... Questa qua ce l'hai, me l'hanno rubati. Sì, sì, Dubap Song con la produzione di Teisimo D. E poi uno dei miei dischi preferiti, quello, eh. Infatti immaginavo, perché si sente dalle produzioni e... Su Netflix è uscito questa settimana il documentario su Miles Davis, meraviglioso, andatelo a vedere perché è veramente bello. E parla tutta la storia sua, con proprio lui che racconta. Quindi Miles Davis avantissimo, cioè troppo, ma proprio troppo avanti, fuori di testa. Cos'è? Aspetta, Trish Bastardi, eccolo. Per esempio, non ho mai trovato niente, mai. Infatti mi mancano questi qui. E questi quali, sai? Allora, Beastie Boys, yes, Post Boutique, certo. Quello è proprio... Juan, ho letto che Juan vuole il fuoco sul viene e va, mi sto organizzando perché, sai, la seconda edita di un pezzo che ha fatto la storia del rap, che ci piace a noi, e mo mi sto organizzando, cercherò di non deludere le aspettative da parte di tutti, perché è veramente uno degli appuntamenti rap più attesi, penso, quest'anno, in questa quarantena. A guarda, parte il disco di Stritti, che dovrà uscire quello, giusto. Guarda, questo disco che sto facendo adesso, esce una compilation questa settimana di tutti i pezzi che metto, tutti su metto su Spotify, tutta roba che non c'è, e più ci metto due inediti e tre pezzi, i primi pezzi miei del 97 rifatti con il mio socio J-Beat. E poi faremo questo disco qui con tanti amici, tra cui anche tu, che se viene fuori come viene fuori sarà una bella mina. Speriamo bene, ci sto lavorando tantissimo. Viene fuori bene. L'amore comunque c'è. Quando le cose si fanno con passione e con l'amore per questa cultura, fa brodo. Per i soldi non lo faccio bravo. Sicuro sempre la faccio per i soldi, ho chiuso un pezzo. Ma vabbò, per cosa stiamo a parlare? Se fa perché mi piace, dai. Va bene, senti, sì. Niente, dai, ci salutiamo. Io va ti bene. Faccio proprio l'ultima dedica che mi va di farla, perché questi sono dei momenti in cui veramente tutta la popolazione nostra dell'hip hop sta dando tanto anche in questi periodi qui, che purtroppo, cioè, qua se ne sente una ogni giorno, purtroppo è diventata così, mo la mamma di quelle, mo il padre di quelle, mo la cosa c'è, insomma, là, non se ne può più. L'unica cosa che io mi sento veramente di dire a tutti quanti è: non fermiamoci proprio mo, cioè non ci fermiamo, continuiamo ad andare avanti. Spero che la base non si senta troppo forte. Ti faccio questa strofa e saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando, che ci stanno guardando e hanno condiviso tanto amore, perché ho visto tanti cuoricini. Voglio salutare veramente tutti quanti con questa dedica, e soprattutto il Popera Foundation, che è il gruppo con il quale ultimamente ci stiamo impegnando e mi sto impegnando per vedere di fare del bene in questa cultura che ci piace tanto e che vorremmo fare veramente portare a casa di tutti. Il Popera Foundation for Life, non ti fermare mai.
Questo è per te che sei chiuso dentro casa, per te che stai aspettando l'amico che ritorna, la tua nonna, tua zia, tutti i tuoi cari, tutti i tuoi figli, ok? Non smettere mai, non smettere di spingere, batte forte, arrabbi e chiudo porto, tutto furo me, escilo pure, sta vita è una puttana, ne scorta, e quando devi in serata ne stretto, te che scorta, cammina senza fretta, scanta dei chiacchiere, piedi a fatti, una volta i picchi, una volta ralla a facca, un amico buono vale, più una bella sciacca, un baratello, hai inserito ogni poto per tarantello, e allunga in mano a chi te ne ha bisogno, chi te ne ha ragione, canta cilla, ringella. Catante quando sbagli c'è sta sempre uno pronto a tasse che cervello pensa che è già passata a studia stima tasse che sanno impicciata un'emozione regalata non guardarete si avrei quello che già sai vivo buono quello che fai e non ti ferma mai per tutta gente che sta qua per tutta gente che sta facendo la quarantena e che sta cercando di dire annanzi che sono tempo brutto. L'hip hop non si ferma e noi non ci fermiamo. Te, te, non smettere di spingere, batte forte. Non smettere di spingere, mai. Mai. Ciao, mai. Stritti, Povera Foundation. Grande, grande Joss, è stato un onore. Abbracciare tutta Ancona, live and direct, appena passa questo periodaccio. Buona vita a tutti ragazzi, grazie di essere stati in ascolto. Grazie Jos. Ciao, saluti Skid. Ciao, saluti a tutti gli operai che stanno con noi, a Vincenzo Saifa, a quelli che ci stavano, a quelli che sono andati via. E buon, un abbraccio. Buona a tutti. Grande. Ringraziamo ancora Jos per questa diretta.